Allora, buongiorno e bentornati in questo nuovo, incredibile, sobrio video di GTA 5. Siamo al signor Clinton con Don Pagnotte, un altro branco di ubriaconi accompagnati da Amanda, perché cercheremo di intanto andare sulla luna. E come seconda cosa vedremo un attimo quando può volare fuori un personaggio tipo Frank, va a sbattere contro un muretto, quando potrebbe volare fuori da una vettura. Quindi ragazzi, prima di cominciare mi raccomando un pollicione in su, un commento qua sotto con scritto gli ubriaconi. E vi ricordo che va di live tutte le sere alle 21, mi trovate su Twitch nel link bloccato sotto nei commenti. Chiaramente contro un muro ci andremo con la gravità lunare, con le cose che potremo trovare sulla luna, che al momento non si vede ma c'è, c'ha tutte le indicazioni di Don Pagnotte. Vedremo un po' cosa ci salterà fuori. Vi ricordo che potete anche iscrivervi gratuitamente ed è una cosa bellissima. Detto ciò, Don Pagnotte proverà a venire con me, poi non so se riuscirà a arrivare sopra, nel caso si perderà nello spazio poi tornerà a casa. Don Pagnotte, lei crepa nello spazio? No, lo sguardo troppo deciso, non penso. Beh, direi che siamo pronti, possiamo andare verso la luna. Vada, l'aspetto. Jack, non vomitare, dai, per favore. Don Pagnotte, bravissimo. Io ho paura di come andrà a finire sta roba, eh. Venga, mi segua. Ma è ricoglionito. Don Pagnotte, venga qua. Si deve essere addormentato, aspetta. Ok, Don, fermati. Allora, noi dobbiamo arrivare sulla luna e testare com'è la gravità là sopra, va bene? Con le macchine, hai presente il classico esperimento? Pagnotta, secondo me si ammazza. Coraggio. Beh, raga, arriverà. Sono dell'idea che arriverà, non so quando, ma lo stiamo distaccando. Vediamo un po'. Allora, Don Pagnotte l'abbiamo perso. Arriverà prima o poi, mi auguro, sempre che non decida di suicidarsi. Siamo vicini alla luna, dove testeremo queste robe un po' storte. Ci siamo, da bravo. Questo è il tracciato che utilizzeremo. Là c'è il muro, non è tanto, diciamo, lungo, perché non ci interessa raggiungere chissà quale velocità. L'importante sarà appunto fare anche un salto, perché poi con la gravità lunare sarà amplificato e non poco. Atterriamo questo coso, che devo ricredermi. Si controlla veramente bene. Il Don, io non so dove sia, però spero comunque arrivi. Franco, come andiamo? Lo vedo un pochino stordito. Vabbè, siamo sulla base lunare. Franco non ha bisogno del casco, della tuta, eccetera, per respirare, perché Franco già non respira di suo. Sarebbe una cosa assolutamente inutile. Qua non so se posso entrare, ci proveremo comunque. Perché ci sono queste porte inutili che non servono a nulla? Vai, posso entrare? Perché fanno le porte bloccate? Ok, ora funzionano. Ma nevica sulla luna, raga, domanda così perché non sto capendo sta roba. Ma qui non deve esserci nessuno. Lei deve essere quello che finge di lavorare e poi si mette a giocare al solitario. Non c'è altra spiegazione. Anche lei magari ha una paralisi, non lo so. Vabbè, comunque non ci interessa. Andiamo là in fondo, prendi sto coso, ci dirigiamo là. Intanto non ho ancora mostrato com'è la gravità lunare, ma penso sia abbastanza chiaro il fatto che cominceremo sdondolare come rincoglioniti. Franco, dai, un po' più di spirito. Cominciamo con un veicolo da test, chiaramente 811. Questo, meno male, è una demo di quello che faranno le vetture. Spareranno il signor Clinton, che potrebbe andare o avanti, come in questa cosa che fa tipo la girandola, e atterrerà tipo non so dove, vedremo. Oppure potrebbe camminare nel vuoto. Non pensavo fosse una cosa possibile, ma a quanto pare sulla luna si può fare questo e altro. E chiaramente, signori, segneremo la miglior posizione dei veicoli. Vamo, primo veicolo random. Ci spareremo, niente moto, niente barca. Abbiamo un Phantom Custom, va bene. Vai, sparo lontano. Un bel lancio. Bravo, così. Poi se cade giù di là chiaramente mi fermo, eh. Però attualmente, ok, segniamo il Phantom che arriva qua. Poi, tra l'altro, quelli despawnano e respawnano in modo diverso. Non ha praticamente senso questa cosa. In più c'è tipo le pareti bucate. Che bello. Prossima vettura. T20, me gusta. Vada. Riesci a superare il camion? No, che brutto lancio. Beh, però la girandola Clinton, devo dire, con qualcosa di fantastico. Ok, vedo che questo video entrerà nella serie. Cos'è sta roba? Entrerà nella serie dei video 104. Me lo sento. Al momento all'asino, eh. Non è da sottovalutare. Dunque, vai, prossima vettura. Che mi dai? Nazzo russo. Mamma mia, ma che è la sfida dell'asino? Vai, Franco, bella piroetta. E l'asino? Non è l'asino. Però io vorrei comunque sempre essere aggiornato sulla situazione Pagnotte, perché secondo me il Don arriverà ai suoi tempi, perché ha dei problemi nel connettere il cervello, ma un po' fatica. Però secondo me... Oddio, aspetta. Signore, ho appena visto una cosa terribile. Temevo che Don Pagnotte potesse fare qualche boiata, ok? Purtroppo mi sono accorto di una cosa che vi mostrerò adesso. Andiamo da Don Pagnotte. Purtroppo Don Pagnotte si è schiantato. Dai, Don Pagnotte, però si dice che si va sulla luna assieme, mi devi seguire. Quindi vabbè, raga, ci ha provato. Non so come ci sia finito qua, però almeno ci ha provato. Vabbè, chiama l'ambulanza, chiama il 911. Se la sbrigheranno loro. Dammi una roba bella. Perché uno speedo? Dai, speedo, non dovresti fare... No, vabbè, non lo so, dipende. Lo dici, lo speedo si prende la prima posizione. Ma è chiaro, ma è ovviamente ovvio. Arriva qua, supera il coso. Prossima vettura. Una muscle, una gauntlet classic. Mi fa un bel salto? No, una mezza porcata. Cioè, mezza porcata non lo so, ma arriva dove è arrivato il coso. Terzo posto attualmente, va bene. La segniamo intanto. Vai qua, speedo davanti. Poi c'è un Piker, mi sembra secondo. E in terza posizione abbiamo, se questo è il Piker, perché non mi ricordo, ma dovrebbe essere lui. E poi abbiamo la Gantlet Classic, va bene. Dai, dammi la vettura caliente. Mamma mia, la Kuruma. Vai, Kuruma. Però mi manca da un paio di... Io volevo vedere questa roba che mi arrivava sul Don. Come lo spirito sa... sta facendo. Attenzione, trofeo asino con la 104. Ma cos'è? Bellissima così. Dammi qualcosa di buono. Oddio, LG Retro Custom sportive. Insomma, non sono del parere. Vai.
da mezza chiavata. Segniamo intanto e vediamo il prossimo. L'aereo dello zio, una moto. Abbiamo l'Annis S80RR, va bene. Mi devi superare uno speedo. Cioè io non posso fare una challenge e mi vince l'Emperor, un'altra mi vince lo speedo. Bello così. Cioè no, oddio, un bel mortaio, però torna indietro secondo me. Ma aspettavo più contenuto. Diamogli il segnalino che va bene, prossima vettura. Che bella avere la gravità lunare che non cadono le macchine, però non si muovono manco. Shafter V12 blindata, questo non mi scannerà mai, sicuro 100-100. E invece mi scanna ugualmente, bellissimo il lancio, mi supera lo speedo. O mi va sempre qua, no mi va sempre qua, però di rimbalzo forse lo passa. Allora, teoricamente sì, ha superato lo speedo, ma in pratica non lo so. Dovrebbe essere davanti a tutti attualmente. Oddio, Pegassi Tesseract. Cosa mi fa di bello? Sbonk, l'asino, forse, vediamo. Ma, oddio, ha glidato, Franco. No, non fa l'asino, peccato. Dammene un'altra, dai, una vettura caliente. Per le sportive, i Morgon. Una vettura somara, direi. Sbonk. Perché le macchine più inutili mi riescono a fare le cose belle e quelle buone non fanno un tubo? Va bene, primo posto per i Morgon. Forse sì, no, perché è tornato indietro. Cos'è, un buco questo? Si va tipo nell'area 51. Boh, fermati. No, secondo posto. Ci può stare. Segnala, stiamo in un'altra. Prossima vettura abbiamo Comet. Retro custom incastrata a sua volta. Vai, allora Comet. No, c'ho ancora il cadavere dell'altra macchina. Maledetta. Grande colpo incredibile della Comet, che supera Shrek. Attenzione che mi fa forse il primo posto. Gran volo, signori. Quindi noi segniamo questa vettura che attualmente non è... Cioè, oddio, no, è tipo una roba verso qua. Non sto ancora capendo, non dovrebbe essere in testa. Prossima vettura abbiamo l'Outlaw, un veicolo inutilissimo. Però io qua lo voglio vedere. Cioè, dai, cavolo. Vai, sboncone. Signori, io ve l'ho detto, i veicoli inutili sono quelli che fanno i salti migliori. È una cosa che è incredibile. Outlaw non vince nulla, non ha mai vinto niente in vita sua. E quest'oggi si mette davanti a tutti. Direi che sia un fantastico e vomitevole allo stesso tempo primo posto. La segniamo, prossima vettura. E insomma, oh mio Dio, non fa un tubo questo. Sbonk. Non contro Shrek. Ok, nessun Shrek è stato molestato in questo episodio. Non segniamo, segniamo. Segniamo giusto perché. Non so perché, però lo segniamo. Prossima vettura. Cosa abbiamo di bello? Una Imponte Phoenix per le Muscle. Primo posto sicuro. Ci scommetto. Ma proprio un c***o. Per memare, si memava. Prossima vettura, non è successo niente. Vamo, per le super, una Banshee 900R. Facciala brava. Vediamo un po', sbam, un bel colpone. Oddio, neanche, cioè non trova nessun segnalino. Insomma, arriva qua. Ovviamente no, prossima vettura. Oddio, l'X80 pronto, cioè ne vedi una ogni millennio praticamente. Vai, superami un po' tutti. Che chiamata. Ok, cioè non servono solo veicoli, ma neanche brutti, per far figurare meglio gli altri. Prossima vettura, ziosi niente. Abbiamo un Omnis, potrei mettere anche il premio Shrek, se qualcuno riesce a beccarlo. L'ho appena detto. Non, ecco, fai il bravo. Che brutto salto, inguardabile direi anche. Cioè, è possibile che, fermati. Cioè, è possibile che mi vada veramente a vincere un Outlaw? Prossima vettura buona, un qualcosa di guardabile. Una Schwarzer, Meudeus. Vabbè, ci sta, dai, una berlina. No, una sportiva, scusate, il salto, esatto. Prendi l'Outlaw, non è così semplice. Però forse fa il secondo posto, non lo so. Vediamo, atterra bene. Ma anche no, sei incastrato. La segniamo, oddio, per miracolo la segniamo. Pensavo avesse fatto decisamente meglio. Va bene, prossima vettura. Perché anche sulla luna mi devi fare questo? Perché anche sulla luna devo vedere st'aborto? Manco per le feste vengo risparmiato. Non vincere, ti prego. No, il salto è la chiavata, per fortuna. Devo lavarmi gli occhi con la cosa, con la mucchina. Sbonk, va bene, signori, non la segniamo. Però gradirei fare un qualcosa un pochino più artistico per il fine di questa orribile Emperor. Esplodi. Oh, molto meglio. Però rimane compatta, c'è un'esplosione veramente fiacca. Prossima vettura, intanto abbiamo a disposizione un Brutus, ok. Vada, faccio un bel... Bello il lancio così. Sì, bello, cioè, certo, sì, assolutamente. No, vabbè, a parte le minchiate, signore, bellissima sta roba. Quant'è? Secondo? Ma ubriaco proprio. Secondo posto, ci sta, ci posso stare, va bene. Dammi un random buono, un Jackal. Cioè, mi devi vincere l'Outlaw. Che c***o di incidente è? Raga, hai il glide. Anche Franco ha il glide. Il Jackal mi fa l'asino. Cos'è, un mulino? Fa l'asino il Jackal. Non ho capito niente. Prossima vettura. Un furgone. Un BF Surfer, non peso, faccia grandi cose. Poi, vediamo. Qua un po' di pepe. Free crawler fuori strada. Sono buoni fuori strada forse. No vabbè, non credo cose belle. Sì invece, i fuori strada sono i migliori, quindi diciamo che dipende, c'è una categoria. Vai, grande atterraggio incredibile. Arriva qua. Segniamo il free crawler davanti anche all'Outlaw. Prossima vettura. Ok, brutte pony furgoni. Direi che possiamo accontentarci. Bello il lancio. Non lo prenderà mai. Deve andare troppo verso l'alto. Solo i fuori strada ce la fanno. Nemmeno lo segniamo. Raga, arriva qua. Posizione bruttissima. Prossima vettura. Una massacra.
sacro da gara sportive. Ma vediamo, dai, una bella butterella. Bello il lancio così. Però no, è comunque sul no. Niente da fare. Oddio, vabbè, un mule. Il mule ci può anche stare volendo, è alto. Cioè, se fa l'incidente sotto lo può sparare in avanti. Diciamo sni. No, raga, una porcata. Next vettura, abbiamo un Camaccio fuoristrada. I fuoristrada la dominano quest'oggi, quindi vai, una bella botta. Sì, no, raga, deve esserci qualcosa che non lo so. Per ste challenge i fuoristrada sono troppo più avanti, come anche i SUV. Però i SUV non li vediamo praticamente mai. Segniamo o non segniamo? Segniamo, assolutamente sì. Pigliati sto segnalino. Prossima vettura. In questo momento io davanti ho la coppia del vomito, Free Crawler, e ho l'Outlaw, veicoli veramente inguardabili. Dominator, Future Shock, questo coso mi sparerà poco, secondo me. Non ce la vedo. Vai burrito, cioè facciamo una buona roba, ti prego. Non mi ricordo se è uscito, penso di sì. Ma il burrito deve sempre esserci davanti. Ha ste manie di protagonismo veramente assurde. Peccato per l'atterraggio che l'ha bloccato subito. Come siamo messi? Siamo terzi. Raga, il burrito terzo, va bene, ci sta. Prossima avventura. Drift, io se mai, signori, voglio un catino. Voglio un catino, vi prego. Censura molto potente. Ok, vabbè, Franco basta girare. Prossimo, non è successo niente. Ma questo non sparerà mai fuori Franco. Cioè ci prova, secondo me lo salta e poi passa di là chiaramente. Prossimo. Oddio, forse l'ho già avuta questa, non mi ricordo. Quindi scenti l'ho già avuta, no? Vabbè, chi se ne frega, possiamo utilizzarli anche più volte. Solo l'Emperor oggi non lo utilizziamo due volte. Mamma mia, ma è possibile sta roba? Direi di andare con gli ultimi. Tre lanci limousine per le berline. Interessante. Vai. Bella botta. Dove vola? Sotto il coso. Oddio, ma forse me ne faccia così schifo. Cosa me ne faccio di una barca sulla luna? Un'altra cognoscenti. Basta. Ok, la troppo. Faccio qualcosa di caruccio lontanamente. Grande botta. Un semplice no andava anche, cioè era più che sufficiente. Signori, siamo arrivati con l'ultima vettura che si sparerà contro il muro. Abbiamo a disposizione delle balle di fieno. Dammi un veicolo buono che non sia... Ah, un Cani Seminol Frontier per i SUV. Vediamo. I SUV possono fare qualcosa di bello. Oh, si prende il primo posto sull'ultimo. Vediamo se supera al momento il Free Crawler che detiene la prima posizione. O se arriva dall'altro. Non è successo niente. Vediamo un po' se ha superato. Non l'ha superato. Si prende però la seconda posizione. E abbiamo un podio interamente di SUV e fuoristrada. Davanti il Free Crawler che si vince un'altra sfida del genere, mi pare. Roba da matti. In seconda posizione abbiamo il Seminole e in terza posizione l'Outlaw, cioè veicoli che solitamente, a parte il Frontier, non fanno nulla di bello se non nel caso di avvelenamento da cibo vanno bene, cioè nel senso, ci siamo capiti. Diversamente non sono proprio il top. Detto ciò, possiamo lasciare la luna. Ma c'è modo per tirare via la cenere da Don Pagnotta? Potrei anche lanciarmi dalla luna, sinceramente, però perché andare a sbattere quando posso farlo in modo artistico? Perché facciamolo. Gravità aumentata, sembra tipo una bomba di quei posti là che non so se posso menzionare, non sui binari. Porca vacca che... Ok, questi sono i movimenti. Tutto bene? Circa. Speravo di terminare questa cosa ancora in 5. Va bene, direi che Franco ora possa morire addosso a Jack Sparrow. Là, direi che sia il miglior quadretto delle feste che uno possa sperare di vedere. Bello, bello, bello.